Questa è la funzione dell'ideologia, il rompiscatole è quello che chiede perché. E quindi Socrate, la filosofia è Socrate, no? Che rompe le scatole. E invece è proprio il discorso che ti facevo io tempo fa, che ti dicevo accidenti a te quando mi ha fatto, fatto studiare filosofia, perché appunto io adesso vi sto rileggendo, ristudiando tutto il Feticismo dei Medici, credevo di aver sapere tutto, invece adesso me l'accorgo che è tutta un'altra cosa. Questa però è anche una situazione drammatica, perché il bello è proprio quello: Mosè va sul Monte Sinai, torna con le tavole della legge, queste sono 10 leggi, beccatevi queste. Però l'interessante è che gli hanno creduto. Questo qua è la faccenda importante, gli hanno creduto. Ma è uno storicizzato, diciamo. Ma guarda, cioè al limite anche l'episodio di Abramo e Isacco, in effetti così, almeno io la vedo che in quell'epoca lì bisognava obbedire al capo qualunque cosa facesse, chiedesse. Sì, quindi, però questo è importante, perché sempre gli uomini non fanno bene o male, fanno quello che credono bene o quello che credono male. E allora, però è interessante, gli hanno creduto. Certo, se ci veni a dire a noi, diciamo, ma io sembri a... No, sei sicuro? A me sì, e poi non lo so. Tu non sei l'umanità. Non mi pare che abbia... Ma manca te! La gente oggi crede ai maghi, va a pagare la gente per farsi dire quello che deve succedere nella vita, o crede di risolvere così. Forse c'è di fondo un'esigenza comune, indipendente dalla storicizzazione. Sì. La gente vuole sempre demandare delle cose che dovrebbe, esatto, fare lei, per cui anche il dover pensare è una alleggerizia, il dover pensare, il dover scegliere qualcuno che sceglie per te. Per cui la gente è pigra mentalmente. Sono d'accordo. Per cui è storicizzato nelle modalità, però nell'esigenza primaria. Nella ginnastica che fai è più talmente, più passivamente la vita. All'interno della riflessione morale, il tema della pigrizia, come qualcosa da combattere, appare centralmente in epoca moderna, cioè quando appare l'industria. È il tema, no? Allora appare il problema del ridurre il tempo, e il pigro è un personaggio negativo, no? Sì, infatti i romani dicevano ozium. L'ozium. Anzi, l'ozium, avere del tempo per la persona è positivo perché ti aiuta a pensare. Ma invece la pigrizia mentale, nel senso di citato, che quello che pensa per me, decide per me. Io basta che seguo come una pecora il bastone, il cane, sto a posto, insomma. La via è una cosa proprio principale, perché è una pecora, nel senso che se vivi ora come un animale che... deve ingrassare, deve essere macellato e poi via. Beh, ma scegliere, insomma, è drammatico, eh. Non è che è tanto semplice, cioè, dobbiamo... Sì. La libertà scegliere è una cosa drammatica, non è scegli quello che ti pare, vabbè, se fai... Sì, però diciamo uno sceglie sempre in base ai parametri, cioè se avessi fatto, è una stupidaggine, non serve a nulla. Ogni volta uno, secondo me, sceglie in funzione dei parametri che ha a disposizione in quel momento, e sceglie sempre per il meglio in funzione di quello. Magari queste cose semplici. Che a posteriori è chiaro possono risultare fasulli, ma nel momento in cui decideva per lui era un ballo. Altrimenti è come indovinare il 6 al Superenalotto lunedì mattina, grazie. Ma domenica mattina, grazie. È facile, sono già usciti. No, perché qua c'è... intervenire anche gli altri, porca miseria. No, c'era no. Solo una cosa sulla soggettività, vabbè, se può intervenire qualcuno dopo. Prego, messie madame, messie dame, messie dame. Per esempio, secondo me Andrea ha una serie di cose da dire proprio, chilometriche.
No, l'hai già detto lui. Guarda che delusione. Vabbè, io non so spunti neanche interessanti, nel senso che poi lo sto rileggendo, quindi volevo fare magari un intervento la prossima volta un po' più dettagliato. Sicuramente quello che hai detto tu, cioè io l'avevo visto in maniera molto più, insomma, da profana, nel senso che sicuramente quello che riusciva a intuire da questo romanzo, essendo un critico, insomma, del letterario, era che veniva messo un po' per opposizione, no? Cioè, lui quando agiva, il personaggio, il protagonista, quando agiva, agiva non contro un'utilità, ma in opposizione a tutto quello che era la società, cioè quindi in opposizione a quello che la società, nel modo in cui la società viveva e lasciava vivere i personaggi. Quindi queste regole sociali che di fondamento e di logico non avevano nulla, perché più volte, infatti stavo cercando adesso, si parla anche di un personaggio collettivo, no? Gli individui non scelgono, non lo dice mai esplicitamente, però a un certo punto si parla di un personaggio collettivo, cioè le persone all'interno di questo romanzo non hanno problemi, perché si adeguano, si lasciano trasportare, quindi hanno delle false, semplicemente delle false scelte che devono prendere. Cioè, mi spiego meglio, il Berkoff, che a un certo punto è il compagno di, tra virgolette, di merende, con cui la combriccola si trova a bungare e a sbronzarsi per festeggiare, in realtà non ha fatto nulla, cioè in realtà lui concretamente non ha fatto nulla. Lui, perché ha una posizione sociale che gli permette di poter parlare, di poter dire, perché sta più in alto, perché sapete che era gerarchizzata l'amministrazione come l'esercito, quindi c'erano gli stessi gradi, quindi lui avendo questa posizione, attraverso poi anche qui un fatto casuale, un'eredità, quindi neanche si è una posizione che si è guadagnata magari con delle abilità, e lui si trova a parlare di questi fatti, di queste conquiste di donne, di queste varie esperienze che fa, senza averle mai concretamente fatte. E qui lui, insomma, è molto, molto critico, perché appunto è questa ipocrisia di fondo che si lascia, che vive. E appunto per opposizione lui si ribella a tutto, e quando appunto tutta la logica fa pensare, la logica forse non è anche il termine esatto, comunque quando tutto fa presupporre che deve accadere una cosa perché ci sono determinati presupposti prima, lui il protagonista fa esattamente il contrario, quindi va contro queste dinamiche. Interessante, questa cosa la trovi anche sugli altri personaggi di Dostoevskij, sia nei demoni che nell'idiota, no? Perché sono entrambi i protagonisti, che sono il principe dell'idiota e stato nei demoni, no? Affermano la propria soggettività in opposizione continuamente, cioè c'è stato sia Stavrogin col mozzo dall'ambasciatore, oppure il matrimonio con la donna, insomma, malata, oppure nell'idiota c'è stato quest'altro personaggio che è il principe, che pure con la sua sincerità praticamente spiazza continuamente tutta quanta la trama occulta che c'è attorno. Quindi è interessante questo concetto di affermazione della soggettività. Scusi, ma cosa mi era rimasta impressa era quando lei ha detto che, non so a chi faceva riferimento, la conoscenza è la percezione, non è la razionalità. Così ho capito bene, ho capito male. La razionalità è il termine di volere la visibilità. Se lui non prende la razionalità, per esempio, nel periodo di interesse, allora no, non è la stessa. Perché la razionalità è la linea di movimento del processo storico. Se io metto la razionalità nel senso comune anche per noi, cioè questo è razionale, cioè questa è la scelta.